Scusate, mi sto riprendendo. Ragazzi, invita a pranzo, era già organizzato e ormai io sono arrivata adesso. Ti riprende che sei bella? Ma va, grazie, ma del complimento, ma spero, ma come sono di Agostino? Grazie, ci hai arrivato. Attenzione, attenzione, silenzio, silenzio, avvicinarsi, signori. Allora, intanto grazie veramente a tutti. Questa iniziativa nasce per il desiderio e anche l'esigenza di far incontrare tutti quelli che abitano nella Zecchina, che purtroppo dobbiamo dire non si conoscono proprio tutti. In più alcuni sono venuti da fuori, per cui necessariamente sono nuovi e hanno bisogno e il desiderio anche loro di conoscerci. Per cui l'idea di stasera è di stare insieme in modo conviviale, mangiucchiando qualcosa. Ringraziamo tutti quelli che hanno messo a disposizione chi la torta, chi il formaggio, chi il vino, chi le bibite, grazie veramente a tutti. Chi la presenza, perché ci vuole anche la presenza, anche chi non ha portato niente va ringraziato. Se riusciamo, ma ce lo dovrete dire voi, magari faremo un tentativo anche più in là, il prossimo anno, perché no? E l'idea è adesso di rubarvi 5 minuti, 5, per presentarvi la storia della Zecchina, perché crediamo sia fondamentale conoscere dove abitiamo, quali sono stati i nostri antenati, che cosa hanno fatto qui. E siccome qui ci troviamo in una location storica, e lo vedete dalla cartina che vi abbiamo appena dato, è opportuno che sappiamo
dove ci troviamo. Abbiamo invitato il professore Eugenio Manzato, che è un personaggio importante per gli artisti, l'arte a Treviso, perché voglio ricordarvi che a Quinto abbiamo avuto il direttore del Museo Civico Bailo, ed era lui, d'accordo? In più è anche presidente dell'Associazione Amici dei Musei. Allora, chi meglio di lui può introdurci brevemente, non serve molto, anche perché poi ci attendono le tavole imbandite. Aiutaci a capire dove ci troviamo, Eugenio, grazie. Buonasera a tutti, intanto, mi sono da Quinto, però è vero, mi sono da Calcigagna, bisogna fare le distinzioni, de sotto, de sopra, qua siamo... Anche nel nome, no. Perché a un certo punto il proprietario della tenuta, diciamo, questa campagna con villa che si chiamava Cernaia, eccetera, pieno di debiti, no, è sottoposto a sequestro dagli inquisitori di Zecca nel 1683. Il Gino Marangoni ha trovato questo documento per cui la Zecchina, perché per diversi anni, finché non hanno trovato un compratore, questa proprietà è stata degli inquisitori di Zecca a Venezia. Quindi è una origine, diciamo così, alta, no, questa del nome di Zecchina, dato a questa proprio località che fa capo. Cosa resta adesso della villa? Resta la chiesetta, di cui c'è testimonianza anche nelle mappe antiche, due volte voi trovate il disegnino, no? E con le barchese porticate, la villa, tre piani, l'abbaino, eccetera. Cioè, da questo che è un scritto qua, Gino Marangoni riesce a ricavare tutta una serie di notizie, no? Così, e vediamo in primo piano, proprio allineata alla strada, la chiesetta che esiste ancora, no? E quindi proprio in questa cappella, in questa chiesetta, rimane la testimonianza di questa villa, che adesso non c'è più, e la testimonianza anche del nome. Questo circondario molto, molto contenuto, no? Così, di questi campi, c'erano 28 campi, una proprietà di 28 campi, con la chiesetta che faceva da angolo di confine, era la Zecchina, e compresa dentro in questo colmello più grande, che era il colmello di Dosson di sotto, Costa Mala, che Dosson? Più in là c'era Cervara, però gli era un'altra parrocchia, perché qua si andava con le parrocchie. Quinto aveva questa particolarità di avere una parrocchia grande a cavallo del Sile. Sotto il Sile, no, anche siamo di sotto, quando io ero piccolo, no, in chiesa, qui di sotto si metteva a destra, qui di sopra si metteva a sinistra. È vero. E poteva succedere che disea. Ma che cosa fa tutte qua che si sotto? No. E donne dietro e uomini davanti, che non dovevano guardare qualche si voltava, no. Queste erano le regole, e la parrocchia era grande, che andava fino ai confini di zero e fino ai confini di paese, perché era una parrocchia di due con due chiese, una per servire quelli di sopra, che era San Cassiano, che è la chiesa più antica e la pieve, lì sono
le nostre radici e la nostra identità nella chiesa di San Cassiano, ma antica anche la chiesa di San Giorgio, almeno dal 1300. E rimane ancora la più antica, perché tutte le altre, San Cassiano è stata rifabbricata nel 700, Santa Cristina addirittura nel 900, perduta la chiesetta antica, San Giorgio, la navata che ha 5 archi, 5 campate, 4 su 5, tranne quello verso la facciata che è stato aggiunto, quei 4 archi sono gli archi del 300, del 1300. Eugenio, quindi, io approfitterei, siccome hai parlato di parrocchia, c'è qui in pari qualche altra no, non importa, se no mi sono incontenibile. Lo so, se vuoi concludere Eugenio, però se vuoi... No, dai, vorrei essere avanti qui domani mattina, chiudiamo qua. Passiamo alle castagne. No, allora, siccome noi vorremmo, se riusciamo, ma inviteremo in giro la prossima volta, certo, direttamente però, lui. Naturalmente la tua presenza. Volentieri sempre. Va bene, tieni sempre. Bene. Allora io direi di iniziare. Abbiamo preparato un po' di vivande.